La tradizione che trae origine dagli apostoli progredisce nella Chiesa sotto l'assistenza dello Spirito Santo. Citazione. Infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse cresce sia con la riflessione e lo studio dei credenti, i quali le meditano in cuor loro, sia con la profonda intelligenza che essi provano delle cose spirituali, sia con la predicazione di coloro i quali, con la successione episcopale, hanno ricevuto un carisma certo di verità. Quindi sono tre, se notate, le cose interessanti. Riflessione e studio dei credenti, noi apparteniamo a questo gruppo. Qui noi siamo questi. Le meditiamo nel nostro cuore e poi le meditiamo con la profonda intelligenza che noi abbiamo delle cose spirituali, ma le approfondiamo anche ascoltando il Magistero. Vi è chiaro? La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio. Voi dite, ma Don Renato, che noia! Avete ragione. Però conoscere queste cose è importante. Perché io non posso leggere questo testo se non lo ricolloco nel suo nido. Se vi ricordate, il suo nido è la predicazione apostolica, la quale diventa testo sacro e tradizione. Ma allora, per ritornare alla predicazione apostolica, devo mettere insieme tutte e due le cose. I protestanti adesso si sono accorti, però fanno una fatica da morire, perché Lutero aveva detto sola scrittura. E questa? La Sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro deposito della Parola di Dio. Tenete sempre presente che cosa intendiamo per tradizione. Dovete averla chiarissima. Tradizione è ciò che tutti i cristiani da sempre e ovunque credono. Se manca uno di questi elementi, non è tradizione, è consuetudine. Veneranda finché si vuole, ma è consuetudine. È tradizione che nella messa ci sia liturgia della parola e liturgia del sacramento. È consuetudine che ci sia l'offertorio. È consuetudine che si preghi in questo modo. Perché se voi venite con me nell'antica liturgia di rito merovingico o mozarabico, non ci sono le preghiere di domande. Ci sono le cosiddette preghiere descrittive. Non si dice tu Signore donaci la fede, ma si dice noi invochiamo te Signore, punto. Il Signore dona la fede ai credenti. Non c'è la domanda della fede, si descrive semplicemente come Dio la dia e basta. È un altro modo di pregare, è una consuetudine. La consuetudine romana fa della domanda il fondamento. La liturgia mozarabica faceva della descrizione il fondamento. Niente di straordinario. Il rito siriaco faceva del canone la preghiera consacratoria. Noi abbiamo ridotto invece la preghiera consacratoria alle parole dell'istituzione. Nel canone di Addai e Mari non ci sono le parole dell'istituzione. Non c'è. Voi cominciate a leggere questo canone siriaco
E non trovate la nota in cui Gesù fu tradito, prese il pane, rese grazie, disse: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Non c'è. Non c'è. Eppure è messa valida come la nostra. Altro è la tradizione, altro è la consuetudine. Non lo confondete mai. Quante volte mi vedete col colletto da prete? Rare volte, ma rarissime. Perché? Tu non rispetti la tradizione, non rispetto la consuetudine. Il magistero interpreta la scrittura, ma non è al di sopra della parola di Dio. Vi è chiaro? Tenetevelo bene in testa questo. Perché la parola di Dio dice che il primo vicario di Cristo in terra è la nostra coscienza. E non c'è magistero che tenga che possa negare questa affermazione. Perché? Perché il magistero non è al di sopra della parola di Dio, ma la serve. Piamente la ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone. Va benissimo. Ma questa è la cosa importante. Questa. Perciò il magistero non potrà mai dire qualche cosa contro. Non potrà mai dire solo il sacramento della riconciliazione perdoni i peccati. Non potrà mai dirlo. Perché la parola di Dio ti dice: prendete e bevetene tutti, versato per voi e per tutti in anche l'Eucaristia, dunque perdona. La carità copre una moltitudine di peccati, allora anche la generosità procura il perdono. Se tu aiuti uno a convertirsi, tu avrai il tuo animo salvo. Allora anche l'aiuto alla conversione diventa perdono. Adesso vi spiegate perché nella Chiesa antica ci si confessava una volta nella vita. Da vecchi. La sacra tradizione, la sacra scrittura e il magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che non possono indipendentemente sussistere. Questa è una frase da scriverla in grande fuori dalla curia. Non possono sussistere in maniera indipendente. E quindi anche quando noi biblisti o noi qui leggiamo la scrittura, non possiamo non tener conto di ciò che è tradizione e di ciò che è magistero. Infatti lo scopriremo subito. Una volta chiarite le cose fondamentali, che cos'è la rivelazione e come si trasmette, vediamo cosa si intende per ispirazione della Sacra Scrittura e che cosa si intende per sua interpretazione. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi libri, sia dell'Antico sia del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti. Voi dite, che cosa c'entra questa espressione? Se noi fossimo una scuola biblica di livello diverso da questo, ma potessimo accostare i testi sia in ebraico, sia in aramaico, sia in greco, ci divertiremmo con un libro. Il libro di Daniele, che non può essere letto nel testo originale se non si conoscono queste tre lingue.
ebraico, aramaico, greco. Gli ultimi due capitoli sono in greco. La Bibbia protestante non li ha questi due capitoli. Ha il libro di Daniele, ma ha solo la parte ebraico-aramaica, non la parte greca. Per questo dice il testo con tutte le loro parti. Sono scritti, comparsi sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Che cosa si intende per ispirazione? Velocemente. Dio per autore. Dio scelse degli uomini, agendo egli in essi e per loro mezzo, perché scrivessero come veri autori tutte soltanto quelle cose che egli voleva. Questa è la chiave dell'ispirazione. Dio autori e gli uomini veri autori. Cioè noi abbiamo nel testo biblico Dio autore e l'uomo autore. È una questione di lana caprina. Pensate qual è la conseguenza. Che cos'è la Bibbia? Parola di Dio in parola umana. Parola umana, parola di Dio. Vuoi raggiungere la parola di Dio? Devi attraversare la parola umana. Non puoi arrivare direttamente alla parola di Dio. Qui noi abbiamo una radicale e totale differenza fra testo sacro cristiano e testo sacro musulmano. Testo sacro musulmano, tu vai direttamente alla parola di Dio. Quello che è scritto, l'ha scritto Dio. Perché Dio parla arabo. E niente altro. A me non gli avrei poliglotta. Per cui, se noi bruciamo questo libro, noi bruciamo carta e inchiostro. Tu bruci un Corano, fai un sacrificio. Perché proprio quelle lì sono le parole di Allah. Noi diciamo no, queste sono le parole degli uomini autori che spinti da Dio ha scritto questo, ma io per arrivare alla parola di Dio devo attraversare questa parola e superarla. Quindi la parola di Dio si trova dentro a queste parole, ma non si identifica con queste parole. Di conseguenza, quando noi leggiamo il testo, non possiamo non conoscere l'ebraico, l'aramaico, il greco, il siriaco, l'ugaritico, l'ebraitico, l'accadico, il babilonese, l'assiro, l'egiziano. Bisogna conoscere. Bisogna conoscere l'archeologia, la storia, per capire quel mondo. È il mondo di quegli uomini. È il mondo che ci aiuta a capire la parola umana, dietro la quale trovo la parola di Dio. Non sono frasi buttate là. Sotto c'è tutta una riflessione che poi ha delle ricadute concrete. È necessario dunque che l'interprete ricerchi il senso che l'agiografo intese esprimere ed espresse in determinate circostanze. Ecco perché bisogna conoscere bene storia e archeologia. Secondo le condizioni del suo tempo, la cultura di allora. E per mezzo di generi letterari, cioè il modo di parlare che avevano allora. Si deve badare, con non minore diligenza, al contenuto e alla unità della scrittura. Io non posso prendere un testo e assolutizzarlo, devo vedere sempre in tutta la Bibbia se quel tema torna fuori da qualche altra parte e devo mettere insieme tutte le affermazioni su quel tema per capire la verità. Non mi basta
un test. Voi avete sentito parlare di Hans King qualche volta. È un grosso teologo, è ancora vivo, è un antirazzingariano. Colleghi di università, ma non vanno d'accordo su niente. Hans King scrive un grosso libro, La Chiesa, editrice Corignana. Bellissimo. Però, tra le tante cose belle che dice, fa un'affermazione di quelle micidiali. Dice, nella prima e nella seconda lettera ai Corinti, vescovi e preti non vengono mai fuori, e quindi la Chiesa può stare in piedi senza vescovi e senza preti. Non puoi prendere la lettera ai Corinti prima e seconda, devi prendere tutta la letteratura di Paolo, perché gli scritti sono tutti scritti occasionali. In nessun scritto Paolo vuol fare un trattato, e quindi nessuna lettera lui scrive tutto ciò che va scritto su quel tema. Affronta quel tema per quegli aspetti che in quella comunità erano contestati e basta. Ma allora se tu prendi tutta la letteratura paolina, che non sono le 14 lettere, sono circa la metà di Paolo, le altre no, tu prendi quelle, hai la teologia paolina e lì l'episcopo viene fuori, il presbitero viene fuori, il diacono viene fuori e anche il diacono donna. Mi spiego? Quei tempi che girano li fanno cardinali. Perché il cardinale diacono è esistito da sempre. Si deve badare con non minore diligenza al contenuto e alla unità di tutta la scrittura, tenuto debito conto della viva tradizione, abbiamo capito il perché, e dell'analogia della fede. Qua casca l'asino. Cosa voglia dire analogia della fede? Vuol dire che lungo i secoli alcune verità della fede sono state messe in dubbio, il Magistero ha dovuto intervenire, vescovi prima, papi dopo, concili, e sono venuti fuori i dogmi. Queste sono verità che sono state evidenziate lungo la storia a causa degli errori che erano stati predicati. È chiaro che quando io prendo in mano il testo biblico e trovo al capitolo sesto del Vangelo di Marco che Giacomo e Ioses erano fratelli di Gesù, dico no, fermati un momento. È vero che nel testo greco è scritto adelfoi, fratelli. Però se Maria è vergine, prima, durante e dopo il parto, come sia accaduto non chiedetemelo perché non faccio il ginecologo. Però è una verità di fede. Allora io devo fermarmi un momento e dire, aspetta, se è vero che Maria non ha avuto altri figli e che è vergine, qui c'è un problema da risolvere. E il problema si risolve dove? Al capitolo 15 di Marco, versetto 40, dove si dice, che stranamente si dice, ma nessuno va a vederlo, nessun protestante va a vederlo, che Giacomo e Ioses hanno un'altra mamma, che non è Maria Vergine. È scritto, però nessuno va a vederlo. Prendete il capitolo 6 di Marco. Marco 6, versetto 3. Non è costui il falegname il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E noi diremmo, Gesù ha come fratello Giacomo, Ioses e compagnia bella. Prendete il capitolo 15, sempre di Marco.
Andate al versetto 40. Marco capitolo 15, versetto 40. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo il minore e di Ioses. E non è Maria Vergine. No, scusa, ma vedi anche in tutto il greco, fratelli, sono essere i cugini. Anche in greco. Ma questa è una prova testuale, non filologica. Perciò tenere da conto l'unità della scrittura, l'analogia della fede e della tradizione. E poi ecco i biblisti. È compito degli esegeti contribuire, secondo queste regole, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura, affinché meritate, gente, con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della Chiesa. Noi facciamo i minatori, tiriamo fuori le pietre preziose, la Chiesa dice questa mi piace e questa no, ma senza di noi. L'Antico Testamento è importante perché? Perché è ordinato a preparare, ad annunciare profeticamente il Cristo Redentore. Io vi faccio il discorso esattamente rovesci. Volete capire l'Antico Testamento? Lasciate perdere. Emmaus. Avete presente l'episodio? Sti qua non ha capito niente, e perché capiscano Gesù cosa fa? Parte dall'Antico Testamento e spiega ciò che era scritto di lui. Non basta. Alla sera si trovano a Gerusalemme e Gesù replica la lezione, partendo da Mosè, dai profeti e dai salmi. Vi basti questo per capire l'importanza dell'Antico Testamento. Sul Nuovo Testamento penso non ci siano problemi particolari. Per quanto riguarda invece la scrittura nella vita della Chiesa, teniamo presente questa affermazione. È tremenda. La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture come ha fatto per lo stesso corpo di Cristo. Capite perché? E finisco. Capite perché? Benedetto XVI dice che nella celebrazione questa è sacramentale. Questa contiene la presenza di Dio. E quindi noi facciamo due comunioni. Nella liturgia della parola entriamo totalmente in comunione con Cristo attraverso l'ascolto. E nell'Eucaristia entriamo totalmente in comunione con Cristo attraverso il suo corpo. Ma il mio amico Girolamo, e mi piacerebbe che mi apparisse, ha detto una cosa formidabile. Il primo corpo di Cristo è questo. L'Eucaristia è il secondo corpo di Cristo. Grazie. Ci vediamo fra un mese. Arrivederci.